se mettiamo anche quella della Bacca. Volevo che accoglieste l'avvocato del Mineiro, delegato alle politiche giovanili, il presidente del Forum Sant'Agnello e il presidente dell'EO Club. Venite ragazzi. Prima perché diciamo così, così tante persone vogliono chiedervi e mi hanno chiesto qual è il prossimo appuntamento. No, non ci fermiamo qua. Però loro sono gli organizzatori di tutta questa serie di appuntamenti, i quali ringraziamo perché ci hanno dato modo di far conoscere degli angoli straordinari di Sant'Agnello e soprattutto un grazie di cuore per il supporto organizzativo che ci avete dato. Chi è preparato a locandini, chi c'è stampato e poi e chi è venuta a faccia d'osso di presentarsi dal sindaco e dire sindaco si prende una barca. Io voglio solo i ringraziamenti, vi dico com'è nata questa cosa, è nata da un'idea mia insieme al dottor Lucio Esposito, il quale con grande entusiasmo ha sposato questo progetto. Il primo ad associarsi a noi è stato il presidente di EO Giuseppe Esposito, che con grande entusiasmo mi ha detto noi ci siamo, vi vogliamo supportare, un'iniziativa molto bella. Quindi il mio grazie va a lui, ai miei ragazzi del forum, al presidente Claudio D'Esposito, io lo definisco il mio braccio destro, un ragazzo straordinario, mi risponde, è reattivo in tutto, è rapido, è efficiente, è soprattutto volenteroso. Addirittura ieri pomeriggio mi sono trovata in difficoltà, l'ho chiamato alle 4, mi si è precipitato a Frasera, mi ha detto ci sono, ti accompagno in tutto il percorso dall'inizio alla fine. Un grazie forte forte al priore Peppe Miccio, il quale addirittura domenica mattina si è prodigato, ci siamo sentiti, abbiamo organizzato un pochino il tutto. Purtroppo è dovuto andare a Napoli, ma gli devo dire grazie perché ha messo a disposizione la chiesa, ha contattato Don Fabio insieme a Lucio e si è fatto portavoce nella comunità di Fraselle. Grazie anche al consigliere delegato Pippo Coppola, è stato contattato da me in settimana per riordinare un attimino dopo la pioggia, insomma, i lavatoi e le zone un po' più scivolose. Grazie al sindaco che chiaramente ci supporta sempre con grande gioia, me lo grazie più grande. Lui non vuole che glielo dico, ma glielo devo dire. Io Lucio lo conosco da piccola, so che bella persona è, ma ha un cuore enorme, una generosità, un altruismo, una disponibilità. Per amare proprio il territorio bisogna conoscerlo. Io stesso non ero mai stato in questa cappella, nonostante sono residente di Maiano della scorsa tappa, e a volte è talmente bello il nostro paese che guardiamo con occhi superficiali, non guardiamo la bellezza. Grazie a questa iniziativa forse riusciamo ad apprezzare ancora più il nostro bel paese qual Questo è il motivo per cui ci devono essere degli altri appuntamenti, Colli di Fontanella. non perché voglio essere con voi, ma perché il pubblico lo vuole, perché le cose belle vanno conosciute prima di essere. Certo. Mo. Hanno detto tutto. Noi ci abbiamo preparato una sorpresa eccezionale dopo l'uscita di qua, dopo aver visto gli antichi lavatoi. Facciamo un passaggio dal frantumi. Vai a dire quante persone siamo. Grazie a tutti voi. Sindaco, di un ringraziamento per quello che ha fatto e per quello che andrà a fare. Grazie.